un'altra domenica da record per il Carnevale di Foiano, il più antico d'Italia, giunto alla sua 478esima edizione. Oltre 10.000 le persone presenti alla seconda domenica carnevalesca. Nonostante un piccolo imprevisto che ha creato alcuni attimi di preoccupazione, si è infatti sprigionata una fiammata dal gigante di cartapesta del cantiere dei Rustici, la festa non si è fermata. Tutti i riflettori sono stati infatti puntati sulla Mascherata, lo spettacolo che vede come protagonisti quattro quartieri, Azzurro, Bombolo, Nottambuli ed infine Rustici, che precede e chiude il passaggio dei carri allegorici. Inoltre sulla terrazza di piazza Fra Benedetto si è affacciato il gruppo di esperti giurati differenti da quelli che 7 giorni prima avevano valutato i carri, per valutare la Mascherata, tra i giurati anche il direttore di Arezzo TV Greta Settimelli. Il risultato sarà ufficializzato il 5 marzo con il testamento di Re Giocondo, a sfidarsi come sempre i quattro carri allegorici dei rispettivi cantieri. Il primo ad uscire è stato il cantiere Bombolo, che ha portato in scena il carro Luce Splendente, protagonista dell'opera l'antica divinità Helios, che conduce il sole schiacciando così le tenebre. È stato poi il turno dei Rustici con l'importante che la morte ci trovi vivi, una messa in scena della morte in chiave ironica che, stanca del lavoro quotidiano, ingaggia una compagnia teatrale dell'aldilà per cercare di far tornare il sorriso agli uomini terrestri. Il cantiere degli Azzurri invece, con il carro Moderne Follie, ha messo in luce come la tecnologia abbia cambiato radicalmente il nostro modo di vivere. Uomini incappucciati rappresentano allegoricamente l'uomo di oggi, appiattito appunto dalla tecnologia. Tema simile per i Nottambuli, che con E Carnevale Sia prendono di miro l'abuso di tecnologia che oggigiorno ci estranea dalla vita reale, ed è proprio il carnevale rappresentato sul carro a rompere queste catene all'uomo moderno.